Benvenute e benvenuti a questa esposizione speciale, a questa mostra bizzarra e unica. Mussorgsky compie un'azione ardita e immaginifica. Ci fa conoscere i quadri dell'amato amico Hartmann attraverso la musica. Sostituisce le figure con le note, l'opera pittorica con la melodia. In pratica ricostruisce ogni quadro con una tessitura musicale impeccabile. 10 brani sono ispirati ai quadri, 5 sono le promenade, le passeggiate, che rappresentano il movimento dell'osservatore tra una tela e l'altra. Quando di norma si guardano porzioni di pareti imbiancate, un estintore o un custode che è seduto sonnecchia. Il primo quadro ci presenta un gnomo misterioso e buffo che corre in giro per il bosco. Si ferma, ha forse sentito un rumore, rimane immobile. Poi un po' goffo e sospettoso ricomincia a muoversi. È una creatura che salta insieme alle note. Chissà se è buono o malvagio. Fate attenzione. La musica potrebbe rivelarlo. Thank you.
Eccoci davanti a un vecchio castello. Le mura antiche narrano storie romantiche e malinconiche. I soldati camminano attenti sulle torri di guardia. Il sole dissolve a poco la nebbia. Aleggia intorno una melodia sospesa nel tempo.
trasferiamo ora nei giardini delle Tuileries. Nel grande parco di Parigi i bambini giocano. L'atmosfera è festosa e vivace. Si intuiscono le cantilene e le nenie proprie del mondo dell'infanzia. Da lontano vediamo arrivare un gigantesco carro che avanza con fatica. Riusciamo a sentire lo sforzo bestiale dei buoi, le ruote enormi che cigolano e arrancano e affondano nel pantano. Finalmente riesce a liberarsi e proseguire nel suo cammino. Chissà dove andrà. Thank you.
Thank you.
Da poco usciti dall'uovo, i pulcini svolazzano in giro, incontrano gli ultimi nati, giocano, litigano e fanno chiasso. Infine interviene mamma Chioccia, che li riprende per tutto quel baccano. Ma quanto può durare il silenzio? Dove ci sono tutti questi pulcini? Thank you.
Adesso incontriamo due personaggi a dir poco singolari e bizzarri. Samuel e Schmüle. È un battibecco musicale tra due figure ben distinte, il ricco Samuel e il povero Schmüle. A chi toccherà l'ultima parola, l'ultima nota? E quello che avrà la meglio in questo litigio è proprio quello che aveva ragione. Ha 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 ha.
Al mercato della città di Limoges, nel sud della Francia, le donne camminano, si fermano, cercano di valutare le offerte e discutono i prezzi con i mercanti, fanno confronti. Chissà se il vestito migliore è questo o quello a fiori che avevo visto prima. E quando abbiamo trovato ciò che volevamo, finalmente il sogno si è realizzato. Oh, ci tocca cercare un altro sogno. È uno spazio buio e misterioso. Siamo dentro l'inquietudine delle catacombe. Figure si muovono nell'oscurità. Note gravi risuonano tra le tombe e risvegliano fantasmi. Quelle ombre sono statue o spettri che si aggirano senza più pace. Thank you.
Baba Yaga, la strega, è molto orgogliosa della sua casa. Dal comignolo si vede uscire il fumo. Di certo arde il fuoco del camino e nel pentolone sono lì a bollire chissà quali pozioni magiche. La casa di Baba Yaga è diversa dalle altre case. È una casa che cammina perché ha le zampe di gallina. Thank you.
finalmente la grande porta di Kiev si apre. La sua maestosità è raccontata dall'orchestra e pare che ad aprirsi sia una colossale sala da concerto. I musicisti arricchiscono la partitura con continui cambi di tempo. È una porta aperta, un inno all'accoglienza, un invito ad entrare. E allora, entrate anche voi. Thank you.
Alessandro Avesani, sax baritono, voce recitante. Presidente Paolo Girardi. Sax alto Emanuele Ballini. Sax alto Paolo Pesenti. Sax tenore Stefano Buttura. Enrico Bologna, sax tenore. Roberta Sangulin, Orazio Boscagin. Tromboni, Saulo Agostini, doctor. Ludovico Zambonin. Giorgio Morelato. Michele Bersan. Attila Ciani. La nostra trombettista, anzi abbiamo due trombettiste, Maddalena Olioso, Matteo Costanzi. Chiara Zenoni e Davide Gagliardo. Il cuore pulsante della Big Band alla batteria Umberto Dal Barco. Stefano Sartori alle percussioni. Al pianoforte Valentina Bauce. Franco Aldeghieri alla chitarra. Al basso elettrico Luca Zoccatelli. E al contrabbasso acustico Francesco Passarella. Nostro super ospite Thomas Sinigaglia alla fisarmonica. Flauti traversi Patrizia Ballardini. Beatrice Maestri. Barbara Mazzon. Anna Bergamini, Alice Pisani, Alvise Macalello al clarinetto, Caterina Gatto, Alessandro Manfredi, Giovanna Bissoli al sax soprano, Nicola Zeggio, clarinetto, Nicola Bianchi, Lorenzo Nicotra, ben due clarinetti bassi, Marco Finato, Paolo Delaini, due corni francesi uniti anche in matrimonio, Graziana Marchioni e Marco Pallaver. Bellissimo strumento che avete sentito nel bidlo, nel carro. Giordano Bruno-Tedeschi al eufonio, flicorno baritono, bombardino, Mario Cracco al basso tuba, Glockenspiel Giorgio Buttura, vibrafono Michele Pacchera, signore e signori, Jack Tessaro alle immagini. Marco Pasetto a tutto.
Decisamente non possiamo esimerci dall'augurare buon Natale con White Christmas.
Grazie.